E via discorrendo, titolo di Repubblica, l'opposizione grida allo scandalo contro una legge ad personam scritta direttamente nello studio dell'avvocato Previti. Ora, finalmente, dopo 8 anni, anzi 7 anni e mezzo, abbiamo l'opportunità, grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle, di cancellare questa norma salva Previti. Oltretutto, abbiamo notato che non è solo salva Previti, perché aiutando gli ultrasettantenni salva anche un noto pregiudicato che ha fatto una manifestazione ieri proprio qui vicino. Onorevole Bianconi, la richiamo all'ordine. Onorevole Bianconi, la prego. Onorevole Bianconi, la prego. Grazie. Invito sempre la Presidenza a togliere la sambuca almeno la mattina. Onorevole Colletti, prego anche lei di mantenere. Onorevole, colleghi, onorevole Bianconi, onorevole Bianconi, la prego. Onorevole Colletti, la prego di concludere il suo intervento sull'emendamento. Onorevole Colletti, per favore, grazie. Ma no, è una necessità per... Onorevole Colletti, la prego di concludere il suo intervento, le sono rimasti 2 minuti e 50 secondi. Onorevole Bianconi, per favore, la richiamo all'ordine. Le lo ripeto. Onorevole Bianconi, per favore, la prego. Onorevole Bianconi, la prego. Onorevole Colletti, la prego di concludere il suo intervento sull'emendamento in questione. La prego concludere. Di concludere il suo intervento. Se ancora mi dà la parola, io ovviamente concludo. Ecco, gliela do, però concluda il suo intervento. Grazie. E io concludo se me la dà, grazie mille. Perfetto, quindi questo emendamento, oltre a togliere una norma della salva Previti, toglie ovviamente anche una norma della salva Berlusconi, perché lo è diventato in automatico. Ora ci domandiamo, ma come voterà il PDSL su questa norma che abroga un pezzo della salva Previti? Allora, io la risposta già ce l'ho, purtroppo, ma... facilmente la vedremo da quel tabellone lì. Grazie.